quella di oggi è una puntata speciale perché la bella notizia per me, ma spero anche per voi, è che abbiamo raggiunto i 100 iscritti. È un piccolo passo per l'umanità, ma è un grande passo per le minchiate che dico, no? E sono contento, intanto ringrazio a tutti quelli che mi stanno dando fiducia, anche con dei commenti incoraggianti. Perché è un grande passo quello dei 100 iscritti? Perché per come funziona YouTube, non puoi avere un URL con il tuo nome fino ai 100 iscritti. Significa che fino ad oggi ho dovuto condividere il link anche negli altri account social con un codice XYH2400 eccetera. Invece da oggi, grazie a voi, finalmente posso avere il canale con il nome Giangio Sartori, che quindi adesso, lasciando i commenti alla scelta del nome, più o meno felice, però ecco, grazie a chi mi sta dando fiducia in qualche modo. Visto che è ancora bel tempo, ci andiamo a fare un giro. Abbiamo un'altra novità, che è l'acquisto delle valigie da viaggio, cosa che è una prima assoluta per il me motociclistico, che ha sempre vissuto la moto come un trattorino scalamontagne, e sto invece scoprendo questa dimensione olistica del viaggio, che oltre a viaggio interiore è anche viaggio esteriore. L'idea è di fare un viaggio senza prenotazione tra Verona e Venezia. Ci fermeremo a dormire da qualche parte, a me piacerebbe Recoaro, Terme, vediamo, magari se trovo un albergo con la spa. E poi niente, si ritorna a Venezia perché il fine settimana andiamo in Austria con un'altra cric di motociclisti. Avendo finalmente una settimana di vacanza, posso dedicarmi a motogiri anche in solitaria. Questo è un motogiro in solitaria, vuole essere uno zen giro, un motogiro zen. Ce lo gustiamo così com'è. Oggi collaudiamo anche un nuovo giocattolino che sicuramente avrete visto dall'inquadratura. Insomma, tante cose nuove questo frangente della fine estate 2019. E per festeggiare i 100 iscritti in questo video, udite udite, mi toglierò il casco e vi farò vedere il mio bel faccione. Ho l'esigenza di essere un pochino più empatico. Non posso piangere, non posso sorridere da dietro un casco. E per come invece leggo io questa condivisione, questa piccola goccia di condivisione dell'essere umano motociclista, guzzista, perché oddio mio sono diventato guzzista, non voglio privarvi del mio bel faccino. Siamo finalmente arrivati a Recoaro Terme, questa è la stanza dove dormirò stasera. Recoaro Terme, come sapete, è un bel paese di pensionati, ma quale posto migliore per una vacanza zen? Questa sarà la stanza che mi ospiterà stasera e questo sono io. E questi sono i miei capelli. Humiliation, take one mark. E questo sono io. Il tuo pirla preferito. Mark. E questo sono io.